Oggi sono venuto a trovare il carissimo amico Alberto qui a Pomponesco... Tu hai avuto una lunga esperienza come meccanico, ma di veicoli a quattro ruote. A auto, sì. Quindi è un po' una rimpatriata questa tua. Certo, è un ritorno. Allora, è una lancia Augusta del 1936, una delle ultime prodotte dalla Lancia, perché la Lancia ha cominciato nel 1932 a produrre e ha finito nel 1936 costruendo circa 17.400 esemplari, dei quali... Eh, più o meno un 750 sono state destinate, lo chassis è stato destinato ai trasformatori. La caratteristica saliente delle lance era l'eleganza e mi riferisco ovviamente alle berline di serie prodotte dalla casa Torino, ma in questo caso si accentua questa eleganza, questa bellissima Spider che è opera di un carrozzaio di Bologna. Sì, eh, carrozzeria a Borghi, che però non vi so dire di più, sto facendo delle ricerche. Cerchiamo di far capire che ci segue. La Lancia forniva il telaio a Longheroni esatto, e il motore senza la carrozzeria. Ora dovete sapere che Lancia porta nel suo DNA una lunga storia veramente importante nello sviluppo e nel progredire della meccanica. Perché la carrozzeria autoportante, per esempio, è stata una delle cose che Lancia ha avuto idea di costruire per primo. Perché le sospensioni a ruote indipendenti e idrauliche. Davanti, idrauliche e regolabili e regolabili. Già si sentiva probabilmente il problema dei consumi, almeno questa è una mia deduzione. Perché Lancia in questo modello ha anche è immesso nel cambio uno scatto libero. Qui togliendo il piede dall'acceleratore, la macchina va in folle e va avanti per un certo numero di Quindi a pochissimo attrito e non che non significa? Attrito. Hanno eliminato l'attrito, solo che la cosa non doveva essere usata in montagna perché in discesa logicamente si Ma svincolava il cambio dal motore. Fre freno motore. Bravo, fre Qua vedete che ci sono quattro ruote a raggi che rendono molto più elegante questo automobile che viene mossa da questo classico motore, era uno schema che Lancia ripeteva e ha ripetuto poi anche i modelli che sono usciti dopo. Qui abbiamo il classico quattro cilindri a V stretto. A v stretto sì, un V stretto di 18 ⁇ 15 ⁇ per un totale di cilindrata di 1196 cc, un cavalli 34, 34, 35 dipende, velocità 105 per le macchine normali. Poi con piccola elaborazione arrivava fino a 120. L'alimentazione avveniva? Avveniva eh, tramite un carburatore zenit che però era alimentato già all'epoca con una pompa elettrica autopulse, perché il serbatoio in questi tipi speciali era stato messo nella parte posteriore, quindi più in basso del motore, quindi non è aveva bisogno... davanti. Non è accaduta esatto. Quattro rapporti al cambio, più retromarcia, con ruota libera, come ho detto prima. Tu le trovate in queste condizioni però qualche lavoretto alla meccanica l'hai fatto? Sì, ho fatto qualche intervento perché era ferma da tanto tempo, l'ho fatto sulle, sui freni, prevalentemente sui freni sulla messa a punto e sul serbatoio perché era pieno di ruggine quindi ho dovuto fare un trattamento particolare e la sostituzione della pompa a benzina perché logicamente avendo un sistema un po' particolare si era rovinato dopo 70 anni. La concorrenza per le automobili allora era tra Fiat, Lancia e Alfa Romeo. L'Alfa era la famosa e rinomata per le auto sportive, certo. per le prestazioni, esatto. la Fiat per i prezzi più abbordabili, esatto. motori comunque affidabili, meccanica assolutamente esatto. da, da dover rispettare, la Lancia per le sue caratteristiche di lusso, Signori, di silenziosità. Destinata a un pubblico, questo tipo di vettura in particolare, l'Augusta era destinata per quel che mi risulta avendo letto dei manuali o qualcosa sulla produzione Lancia era destinata a un pubblico femminile, prettamente femminile, logicamente a gente che poteva permettersi sì, la seconda macchina. Sì, perché anche i la... costi qui. Sì, rispetto una, a una balilla questa costava 8.000 lire in più. La balilla mi pare 10-11.000 lire e questa arrivava da 17 a 19. Qui si parlava che un cabrio costava intorno alle 24.500 lire, quando un balilla costava molto molto meno, diciamo anche 10.000 lire o 12 di meno. Però andiamo a vedere all'interno queste vetture. Io stavo guardando poco fa. C'è un Curscotto che lascia a bocca aperta. C'è una strumentazione. Di che marca è la strumentazione? strumentazione la strumentazione è metron. Non so se sono americane Non so se sono americani, francesi, inglesi, non lo so. So che sono metron e sinceramente non ricordo la nazionalità di questa strumentazione, però si servivano di strumentazioni altamente, altamente competitive e soprattutto anche precise, di precisione. L'impianto telaistico di questa macchina qui è il classico con i due longheroni. I longheroni rinforzati da, da lamiere d'acciaio. E il esatto. molleggio è assicurato da molle? Dunque, davanti sono due molle, un assale rigido che però rimane, fa rimanere indipendenti le, le, le due ruote perché sono, sono comandate, comandano, vengono a, a comandare delle molle e il... pressione che in espansione. E il molleggio posteriore? La mole su posteriore sono due balestre ellittiche con ammortizzatori a braccio, a braccio di 90 gradi, a braccio era il classico ammortizzatore dell'epoca. Tu hai avuto modo già di utilizzarla in qualche raduno o è ancora un'esperienza che devi fare? Devo ancora farla, io l'ho solo utilizzata con mia moglie, dato che la macchina è sua, l'ho utilizzata così facendo un 500 km ma qua viaggiando nei nostri paesi, e Ho potuto veramente godere di questa meravigliosa vettura. Premetto che questa vettura, almeno per quanto mi risulta, eh, dovrebbe essere l'unico esemplare costruito due posti perché di solito i cost... i... gli allestitori loro le facevano cabrio o coupé, ma erano quattro posti. Vedi Garavini, il più grande penso esponente della... dei carrozzieri che hanno lavorato per, per Lancia: questo un po' è Po', diciamo un po' il metro, il, po il farina dell'epoca. Dell non mi rimane che complimentarmi con Alberto per aver acquistato questa prima automobile, questo suo inizio di appassionato a veicoli a quattro ruote non poteva avere un, una, un esordio migliore di buona alle gioia starle le ditemi un parassone di casa da povero